Ciao a tutti ragazzi, in questo video voglio illustrarvi e insegnarvi due trucchi molto utili che velocizzeranno in maniera significativa la vostra gestione delle foto sui sistemi operativi Linux. Watermark e compressione delle foto. Il primo trucco che voglio insegnarvi è quello per firmare le vostre foto. Mettiamo di avere una nostra foto che vogliamo firmare, ok? In questo caso non è firmata. Ok, e noi vogliamo inviare a qualcuno senza che lui possa spacciarla per una sua foto. Il modo più semplice è quello di aprire l'immagine in GIMP, ok? E poi con lo strumento testo, ok, scriverci il suo nome, ok? E poi spostarla dove vuole, ok? Oppure inserire un'immagine. Ok, quindi fare una sorta di watermark. Il problema di questo procedimento è che è molto lungo. Non tanto per la singola foto, ma se voi dovete per esempio firmare 200, 300, 400 foto, risulta una perdita di tempo. Tempo che può essere assolutamente risparmiato con buon vecchio terminale. Allora, con il terminale cosa andremo a fare? Andremo a creare uno script che automaticamente metterà la nostra immagine, per esempio questa, o il nostro testo che abbiamo visto prima, sull'immagine, ok? E lo ripeterà per tutte le immagini in quella cartella. Allora, andiamo a creare insieme lo script. Come prima cosa dobbiamo muoverci nella directory home bin, ok? Che c'è su tutti i computer. In questa directory bin vedremo molti file di questo tipo, ok? Che sono appunto o dei file eseguibili oppure degli script che automaticamente il computer crea. Quindi noi andremo a creare uno script. Allora, come prima cosa dobbiamo fare tasto destro, crea nuovo documento di testo, ok? Gli mettiamo un nome a noi comodo, per esempio insert watermark. Ricordatevi sempre meglio mettere tutto in minuscolo e senza spazi, ovviamente. Ci creerà il nostro file e lo andiamo a modificare. Sul nostro file di testo dobbiamo scrivere come prima cosa questa stringa di testo, quindi che dice al computer che è un programma, che è un comando, ok, e non un testo. La seconda cosa da scrivere è mkdir, quindi makedir, punto slash il nome che vogliamo assegnare alla nostra cartella nella quale il computer metterà le foto firmate, ok? Ovviamente lui non solo scriverà le foto automaticamente, semplicemente vi creerà una copia delle foto con un watermark e noi diciamo di metterle nel percorso in cui si trova, quindi dove sono le foto che andremo a firmare, in una cartella che creerà, ok? Che si chiamerà come vogliamo noi. Possiamo anche scrivere firmate. Perché cosa dovrà fare il computer? Dovrà inserire su questa immagine un'altra immagine. Comunque noi dobbiamo dare un nome, ok, a questa immagine, ok? In questo caso noi la chiameremo firma. E gli diciamo che questa firma, questa variabile, dove si trova? Che file è? È il file, nel mio caso, è il file firmawatermark.png. Io voglio inserire questa immagine, ok, sopra tutte le mie 200 immagini, per esempio, in una determinata cartella. Ok, quindi noi gli diciamo... Quindi l'immagine che deve inserire su ogni immagine, dove si trova, ok? In questo caso, poi ho messo il percorso, no? Tra i file, e poi premiamo Enter. Adesso, come prima cosa di tutte, salviamo, ok? E vedete che una volta salvato, ci evidenzierà le nostre scritte come quelle di un comando. Dobbiamo dargli il comando. Il comando è for i in star.jpg.in. Allora, quindi dice per tutte le foto nel formato JPG, do questa cosa qua, che adesso gli scriviamo. Enter, tab, composite, meno, dissolve, 55. Questa qua è l'opacità della nostra immagine, ok, di questa immagine. Se invece aumentiamo il valore di dissolve, questa immagine sarà sempre più, sempre meno opaca rispetto all'immagine che ha sotto. 55 è un livello intermedio, meno, gravity, south. West, southwest gli dice la collocazione, ok, nella nostra foto. Per esempio, se il nostro watermark su GIMP avessimo voluto metterlo qui, ok, e dobbiamo scrivergli meno gravity southwest, ok. Se invece avessimo voluto metterlo qua, sarebbe stato southeast, northeast, northwest, ok. Noi lo dobbiamo mettere southwest, quindi è una cosa che possiamo cambiare quanto vogliamo, dipende dalla posizione in cui vogliamo metterlo. Poi mettiamo dollaro, firma, che è la nostra variabile, dollaro i, apicento inverso, che si digita premendo
alt gr e il punto di domanda, base name $i.jpg, il nome del file firmato avrà il nome del file da cui sono partito, per esempio dsc00048.jpg, solo che prima di jpg gli aggiungerai _um.jpg. Anche questo qua possiamo scrivere per esempio _firmato è uguale. Ok, quindi la nostra foto avrà dsc00048_firmato.jpg. Ok, per distinguere. E poi gli scriviamo, questa cosa qua è una cosa completamente facoltativa, echo, quindi quando stai eseguendo questo comando, mostrami questa stringa di testo, quindi firmando, ok, firmando, $i, quindi firmando, quindi ci farà vedere questo testo, no? Firmando, e poi ci metterà accanto il nome del file base. E poi gli scriviamo done. Poi gli scriviamo di muovere le foto con il file name firmato, ok, quindi move firmato, in punto slash firmate. Alla fine di tutto il processo lui sposterà queste foto nella directory che abbiamo creato inizialmente. Poi gli scriviamo exit in modo tale che qui lui finisce il suo comando. Ovviamente questo comando qua noi lo possiamo copiare e incollare modificando l'estensione del file che avremo, perché mettiamo che noi vogliamo firmare un file in png. In questo caso questo comando solo fino a qua non ci aiuterebbe, perché lui non cercherebbe delle foto in png, ma cercherebbe solo delle foto in jpg. Allora noi nello stesso comando gli diciamo: per tutte le foto in jpg fai questa roba, poi lo fai anche in tutte le foto in jpg grande, poi lo fai anche per tutte le foto in png, per tutti i formati di immagine che noi pensiamo di scattare. Ovviamente se lui non troverà dei file in png ci avviserà, ok, ma continuerà a processare quelle in altri formati che trova. Quindi una volta finito il nostro comando, salviamo, ci spostiamo nuovamente nella nostra cartella bin, ok? Il nostro file è insert_watermark. Lo clicchiamo sul tasto destro, proprietà, e poi sotto la sezione permessi, ok? Puntiamo la casella dell'eseguibilità. In questo modo noi diciamo che questo file, oltre ad essere un comando, è anche eseguibile dal terminale, ok? Premiamo su ok. Adesso recchiamoci nella nostra cartella dove abbiamo le nostre 200 foto, ok? Quindi dove ho 4 foto, ma potrebbero essere tantissime altre. Con il terminale cerchiamo in questa cartella, quindi scriviamo cd change directory slash, quindi nel percorso, ok, di questa che punta a queste 4 immagini, noi vedremo che il percorso in cui ci troviamo è evidente in blu, e ci basterà scrivere il comando per eseguire quello script che abbiamo creato prima. Come si chiamerà il comando e il nome del file che noi abbiamo assegnato? Quindi scriveremo insert_watermark o il nome che avete assegnato. Lui inizierà a processare, vi farà vedere, ok, firmando, e poi il nome delle foto. Se non dovessero esserci delle foto in png, per esempio, lui vi informa dicendo unable to open image png, perché non trova file in png, quindi non li processa, ok? Però non è un problema, perché vi ha processato tutti quelli che ha trovato nei formati che voi gli avete indicato. E quindi noi, andando nella nostra cartella, vedremo creata una seconda cartella firmate, ok, che gli abbiamo detto noi di creare, e vedremo tutte le immagini, ok, firmate nella cartella. Lì voi potrete vedere che tutte le vostre immagini sono firmate alla maniera corretta. Questo qua è un modo molto semplice, vedete, per processare queste poche foto ci ha messo davvero pochissimo tempo, ok? Il vostro logo, ovviamente non come l'avevate nel file originale, ma un po' meno opaco. Ovviamente più aumenta il numero, più aumenta la dimensione delle vostre immagini, più tempo ci mette. Però è sicuramente meno di dover stare a inserire l'immaginetta per tutte le vostre 200 immagini su GIMP e risalvarle.